Martina Navratilova, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, ha annunciato di essere impegnata nella lotta contro il cancro. La star ceca naturalizzata americana, vincitrice di 18 Slam, ha rivelato al Times che le è stato diagnosticato un cancro al seno e alla gola nel novembre 2022. A causa della sua malattia, Navratilova, 66 anni, non parteciperà agli Australian Open di Melbourne, dove avrebbe dovuto lavorare come commentatore televisivo. Navratilova, che ha vinto 9 volte Wimbledon, ha già combattuto in passato contro il cancro al seno, sconfiggendolo dopo un ciclo di radioterapia. Ora, il tennista affronta ancora una volta la sfida della malattia, dichiarando: "È un doppio colpo grave, ma comunque risolvibile. Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze." Una portavoce di Navratilova ha aggiunto che entrambi i tumori sono ancora nelle fasi iniziali e la prognosi è buona. Il tipo di cancro è l'HPV, una forma che risponde molto bene al trattamento. Navratilova ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA a Fort Worth, e quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia e i risultati hanno mostrato un cancro alla gola in fase iniziale. Il tennista inizierà il trattamento questo mese. Martina Navratilova è stata una delle più grandi atlete nella storia del tennis e il